Il pianeta Terra è un meraviglioso contenitore della vita in tutte le sue forme. Gli esseri viventi hanno uno stretto legame tra loro e con l'ambiente in cui vivono. Spesso parliamo di catena alimentare e di ecosistema, proprio per evidenziare la stretta interazione che esiste tra le diverse forme viventi nei perfetti meccanismi della vita. Tutto dovrebbe coesistere in perfetto equilibrio, ma in realtà, soprattutto nell'ultimo secolo, in epoca moderna, l'uomo ha stravolto i delicati meccanismi che per millenni avevano garantito il perfetto interagire di tutti gli esseri viventi del pianeta Terra. Le cause sono diverse, ma in particolare l'egoismo, il profitto economico, insieme allo sfruttamento indiscriminato e irrazionale delle risorse ambientali, stanno conducendo il mondo intero verso un punto di non ritorno. L'argomento è particolarmente vasto e complesso. In questo documentario osserveremo soprattutto un problema causato da una specie animale che dal suo ambiente originario è stata trasportata e introdotta in un ecosistema non compatibile. Il danno causato è enorme, sia in termini ambientali che economici. Il Rhynchophorus ferrugineus, in lingua italiana punteruolo rosso, è un coleottero che in fase adulta è lungo circa 3 cm. Si nutre di vegetali, è un fitofago, in particolare ama le palme. Nel suo ambiente di origine, le foreste tropicali della Melanesia e del sud-est asiatico, non costituisce un grande problema, anzi è utile in quanto attacca le palme danneggiate dai tifoni, dagli uragani o ferite da altre cause, e le decompone trasformandole in sostanza organica. Negli anni Ottanta, il commercio di palme ornamentali, purtroppo contenenti nel loro interno uova o larve di punteruolo, ha permesso che dall'estremo oriente questo piccolo coleottero raggiungesse e colonizzasse i paesi del Medio Oriente, tra i quali l'Iran, la Giordania, Israele e i territori palestinesi. Il mercato globale e controlli fitosanitari non adeguati hanno contribuito a diffondere nei paesi del Mediterraneo il dannoso insetto, tanto che nel 1994 compare prima sulle coste spagnole, poi in quelle francesi e nel 2005 raggiunge l'Italia. Le piante ancora oggi viaggiano stipate nei container trasportati da grandi navi e arrivano da luoghi molto lontani dopo aver navigato per settimane. Da decenni il commercio delle piante ornamentali di grandi dimensioni garantisce importanti introiti ai produttori e ai commercianti. I paesi acquirenti le importano per abbellire giardini, ville private, litorali e piazze cittadine. Dall'anno 2005 il trasporto di piante da una regione all'altra ha contribuito alla rapida diffusione del punteruolo rosso anche nella penisola italiana e solo 2 anni più tardi, nel 2007, la specie varca il mare e raggiunge l'isola della Sardegna, probabilmente ancora una volta attraverso il commercio delle palme. I primi esemplari di punteruolo rosso in terra sarda fanno la loro comparsa nell'Ogliastra. Nel 2007, qui nel territorio di Bari Sardo, viene identificata la presenza del primo punteruolo in Sardegna. Un agente della forestale rinviene questo insetto strano che, dopo una ricerca scientifica, ha la conferma che si tratta di punteruolo. Da qui parte la segnalazione all'ispettorato forestale e quindi alla regione e purtroppo inizia il problema del punteruolo, quindi la pandemia in Sardegna. Alcuni mesi più tardi, i coleotteri vengono avvistati in alcuni vivai del Basso Campidano e accanto alle rovine dell'antica città di Nora.
Poco tempo dopo, il punteruolo colonizza i vicini paesi di Sarroch e Capoterra. Purtroppo nei mesi successivi si ha notizia anche di alcuni focolai a Cagliari. L'insediamento dei coleotteri interessa sia la città che i paesi dell'Interland, un'area ricchissima di palme, tra le quali molte secolari. Le cause di tale rapido e massiccio attacco dei punteruoli sembrano risiedere nei residui di tagli e potature che alcuni giardinieri trasportavano dal Basso Campidano e scaricavano nei pressi di alcuni canali di Cagliari e Quartu. Fu così che in queste città con la maggiore densità abitativa dell'isola, in breve tempo esistevano numerosi focolai attivi. Già 10. Oltre a Cagliari e Quartu Sant'Elena, anche i centri abitati limitrofi e tanti altri paesi del Campidano venivano completamente invasi dal temuto coleottero. Nel 2010 la regione Sardegna, attraverso il tavolo fitosanitario, emana il primo piano di eradicazione del punteruolo rosso sul territorio regionale. Tale piano aveva lo scopo di, a 360 gradi, di eradicare i focolai sia sul pubblico che sul privato con interventi di endoesoterapia e abbattimenti controllati delle piante infette. Qualche tempo dopo, l'infestazione interessa anche la costa sud-ovest della Sardegna e altri paesi limitrofi dell'entroterra. In quei mesi vengono segnalati anche alcuni focolai nel Nuorese, nella città di Nuoro e in alcuni paesi della provincia. Nella stessa estate, anche lungo la costa a nord-est dell'isola, nella Nurra, si scorgono i primi segnali degli attacchi del punteruolo. In particolare viene colpita la città di Alghero e le aree limitrofe, ricchissime di palmeti sia pubblici che privati. Arriviamo all'ottobre 2013, il tavolo tecnico fitosanitario della regione Sardegna decide di cambiare in corso d'opera il piano di eradicazione trasformandolo in piano di lotta e contenimento al punteruolo, dando una specializzazione dello stesso piano dividendo le aree della Sardegna in zone di focolaio e in zone indenni. Questa specializzazione deriva dal fatto che l'andamento climatico ha fatto esplodere notevolmente le popolazioni di punteruolo, creando un abnorme sviluppo del punteruolo sul territorio. All'interno di queste zone viene data, per una questione anche di economie e disponibilità economiche, viene data una specializzazione e si va a salvaguardare principalmente le aree che presentano un interesse di tipo storico-culturale, ambientale e paesaggistico. Nel tempo, mentre rimanevano indenni i paesi del centro dell'isola, iniziavano a dare segni del problema anche le altre aree della Sardegna, tra le quali l'Oristanese e in particolare la città di Oristano con le sue palme storiche.
Sulla costa opposta dell'isola, l'infestazione raggiungeva anche la Baronia e parte della Gallura, interessando città come Siniscola, San Teodoro e la periferia di Olbia. Poco tempo dopo, il punteruolo raggiunge anche la città di Sassari, un'altra grande città situata a nord della Sardegna. A Sassari sono presenti numerose palme, molte di queste, relativamente giovani, sono dislocate nei viali cittadini, ma la città possiede anche tante palme molto vecchie che svettano nelle piazze più importanti. Verso i primi mesi dell'anno 2014, la situazione in Italia era drammatica. In Sardegna, nonostante i numerosi interventi attivati dalla regione per contenere il problema, il punteruolo rosso oramai si era diffuso in decine di comuni sparsi nella Sardegna costiera e dell'entroterra, causando notevoli danni economici, paesaggistici e ambientali. L'andamento e la diffusione dei focolai a livello nazionale conduceva il Ministero dell'Agricoltura a ipotizzare la chiusura dell'emergenza al punteruolo, dichiarandolo oramai insediato su tutto il territorio. Tuttavia, in Sardegna si incominciano a intravedere i primi buoni risultati del piano di contenimento, in particolare dopo l'introduzione di nuovi sistemi di lotta. Uno di questi sistemi innovativi è il sistema SOSPALM, che, già sperimentato in Spagna da 4 anni, sta dando ottimi risultati. E a esso viene riadattato il protocollo di trattamento del sistema ARBOPROF. Grazie anche all'uso di queste nuove metodologie, agli inizi dell'anno 2015 i dati parlano chiaro. Il contenimento del problema sta avendo successo e sebbene nascano altri focolai nelle città di Porto Torres e Bosa, i nuovi metodi di lotta stanno producendo buoni risultati. Il punteruolo delle palme, responsabile di questa catastrofe ambientale, ha un colore rosso-brunastro, chiazzato con alcune piccole macchie nere. Possiede un caratteristico rostro molto lungo e arcuato. Nei maschi è ricoperto da una fitta e corta peluria. Sono proprio gli esemplari di sesso maschile che individuano la palma idonea e quindi producono un ferormone di aggregazione capace di attirare numerosi altri individui per garantire il successo riproduttivo. Dopo l'accoppiamento, le femmine abilmente utilizzano il rostro per incunearsi nelle ferite della palma, solitamente nelle porzioni più giovani e tenere della pianta, o più raramente in quelle eventuali del tronco, dove scavano fino a quando il foro potrà contenere le piccolissime uova che verranno deposte in grande quantità. Questo piccolino qua è un uovo. È un piccolo uovo che purtroppo non è andato avanti perché è morto. Dopo circa 3 giorni avviene la schiusa delle uova.
Centinaia di piccole larve cominciano a scavare numerose gallerie per nutrirsi dei tessuti più teneri e quindi devastano i peduncoli fogliari e lo stipite della pianta. Le larve continueranno a nutrirsi, a scavare e a crescere per circa 2-3 mesi. Di conseguenza, questo sarà il periodo più distruttivo per la palma. Quando il periodo embrionale sta per giungere al termine, la larva si serve delle fibre della pianta per costruire un bozzolo in corrispondenza della superficie esterna, in modo tale che al momento opportuno, quando al suo interno la larva si trasformerà in pupa e quindi in coleottero, possa scavare un piccolo foro di uscita e involarsi, e il ciclo ricomincia. Qua abbiamo un bozzolo. Questo è il bozzolo che praticamente vediamo se all'interno c'è, eccolo qua, il nostro amico punteruolo è adulto che stava preparandosi a sfarfallare. Si pensa alla Sardegna come una regione povera di palme, in realtà non è così. La palma in Sardegna esiste da tempi antichissimi. Non sappiamo in realtà da quanto tempo esista, ma esiste veramente da tantissimo tempo. In epoca moderna le due specie, quindi parliamo della prima metà dell'Ottocento, le due specie maggiormente introdotte sono state la palma delle Canarie e la palma da dattero, introdotte soprattutto per motivi religiosi. Il simbolo della religiosità della palma. Proprio per questo noi le troviamo nelle piazze, le troviamo nelle chiese, di fronte alle chiese, le troviamo nelle campagne, le troviamo alle porte delle città. È proprio per questo motivo che il punteruolo rosso è riuscito a diffondersi in modo così capillare dappertutto. Non è un abile volatore, è un insetto, è un coleottero goffo, pesante, ma grazie a questi, io li chiamo ponti, che sono poi dei punti di passaggio, lui è riuscito a diffondersi in tutta la Sardegna. Nei paesi che si affacciano lungo il bacino del Mediterraneo, le palme che il punteruolo attacca sono prevalentemente le arecacee del genere Phoenix, le Canariensis e le Dactylifera. Anche se questo coleottero non disdegna le Washingtonia, le palme da cocco e le Camairops humilis, meglio note con il nome di palme nane, le uniche a crescere spontanee lungo alcune coste del Mediterraneo. La palma nana è particolarmente diffusa in Sardegna. Da millenni è parte del paesaggio costiero isolano. La sua composizione biologica non sembra attrarre particolarmente il punteruolo, che predilige le altre specie. Tuttavia, gli attacchi che sono stati documentati su questa specie dimostrano che una volta distrutte le palme più appetibili, i punteruoli, pur di riprodursi e nutrirsi, potrebbero colonizzare anche le piccole palme affacciate sul mare. Se questo dovesse accadere in Sardegna, in vasta scala, il danno sarebbe enorme, l'ambiente naturale costiero sarebbe stravolto e subirebbe profonde modifiche nel corso di pochi anni. L'unico attacco in Sardegna sulla palma nana, perlomeno sicuro, è stato quello in Ogliastra, dove l'insetto, una volta terminate le specie più appetibili, quindi quelle più sensibili, la palma delle Canarie, la palma da dattero, la Washingtonia filifera e la robusta, è andato ad insediarsi sulla palma nana. Personalmente ho ritrovato un attacco su due esemplari di palma nana, ritrovando quindi praticamente dei resti del ciclo biologico dell'insetto stesso. Quindi il pericolo è che una volta terminate tutte le specie più sensibili, le specie più appetibili da parte del punteruolo, questo vada poi ad attaccare l'unico endemismo sardo che è la palma nana. Nel sud-est asiatico, nelle aree di origine, un antagonista del punteruolo è l'uomo. Diverse popolazioni indigene si nutrono delle gustose e nutrienti larve e limitano in questo modo la sovrappopolazione del coleottero.
I giovani in queste immagini sono piuttosto divertiti, perché di solito le larve vengono consumate cotte arrosto e non crude e vive, come in questo caso. Ecco, nella nostra regione purtroppo non sono molti i cittadini che mangiano insetti, anzi probabilmente nessuno. E naturalmente i nemici naturali del rincoforo sono molto pochi, perché è una specie esotica arrivata nella nostra regione solo da qualche anno, che sta creando grossissimi problemi soprattutto sulla palma delle Canarie. Ha distrutto alcune migliaia di palme e si sta cercando di mettere rimedio a questa calamità con la lotta chimica, fondamentalmente con la lotta chimica, per limitare le popolazioni di questo coleottero. L'obiettivo è quello di contenere la specie e di evitare che vada ad attaccare i popolamenti naturali di palme nane, che caratterizzano alcuni ambienti della nostra regione. Ne sono l'emblema, addirittura sono parte fondamentale della flora di un parco naturale, quello di Porto Conte. E quindi la nostra preoccupazione è quella di impedire che il rincoforo si stabilisca in maniera permanente all'interno di questi ambienti, perché potrebbe danneggiarli in modo irreparabile. Questo esemplare di palma nana, morto per essere stato estirpato durante alcuni lavori lungo la strada, può rendere l'idea di come potrebbe apparire l'ambiente in seguito alla morte delle palme nane a causa del punteruolo rosso. In Italia abbiamo la possibilità di utilizzare dei mezzi biologici per il controllo del rincoforo, in particolare i mezzi di controllo biologico che più sono promettenti per il controllo di questo fitofago sono i nematodi e i funghi entomopatogeni. I funghi entomopatogeni in particolare agiscono per contatto, vanno dati in genere sulla chioma delle palme e hanno un'azione preventiva, possono bloccare il fitofago prima dell'inizio dell'infestazione. I nematodi entomopatogeni invece hanno un'azione diversa, si possono muovere e possono essere iniettati nelle palme con l'endoterapia, così come i normali insetticidi, e hanno la possibilità di attaccare il fitofago all'interno della palma, dando poi diciamo una possibilità anche di replicarsi dentro l'insetto e quindi avere anche un'azione più duratura nel tempo e di controllo più lungo. Da queste considerazioni comprendiamo che contrastare l'infestazione del punteruolo delle palme non è semplice e richiede notevole impegno. La lotta al punteruolo rosso non può prescindere dalla collaborazione tra gli enti pubblici e i cittadini privati proprietari di palme, perché se solo gli enti pubblici o solo i cittadini privati fanno i trattamenti, gli uni vanificherebbero l'effetto dei trattamenti eseguiti dagli altri. Sin dal 2008, insieme ai miei colleghi ispettori fitosanitari, ci occupiamo di monitoraggio ambientale per verificare la presenza del punteruolo rosso, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, sia nel pubblico che nel privato. Ma come agiamo noi ispettori? Di fatto noi interveniamo su segnalazione da parte di un cittadino privato o di un'amministrazione pubblica ed effettuiamo l'accertamento e la constatazione ed emaniamo anche i verbali poi di abbattimento nel rispetto del decreto ministeriale che impone quindi la lotta obbligatoria al parassita. Vi presento il signore che è il Rhynchophorus ferruginosus, che è il punteruolo nelle varie fasi. In Italia il Ministero delle Politiche Agricole ha delegato alle regioni e ai comuni le azioni da intraprendere. In Sardegna, nella città di Cagliari, sono state abbattute numerose palme secolari, altre sono in attesa dell'abbattimento. Tra i luoghi più colpiti in città, l'antica Villa Devoto, sede di incontri diplomatici del presidente della regione Sardegna. Questo è quanto resta di un bellissimo giardino che da molti decenni ospita un vivace palmeto. Thank you.
La situazione è critica anche nel cimitero monumentale di Bonaria, costruito nei primi decenni del 1800 in seguito alla grande epidemia di colera del 1816. Oggi le sculture che qui si trovano, di artisti sardi e della penisola, che hanno operato a Cagliari per quasi un secolo, non sono più accompagnate dalle verdi e fruscianti chiome al vento dei palmeti, ma l'aria di questo luogo è resa ancor più triste dalla morte di numerosi esemplari di palme. Nel gennaio 2015, una palma, tra quelle devastate dai punteruoli, precipita al suolo in maniera improvvisa all'interno del cimitero. Fortunatamente nessuna persona gravitava nei dintorni e non ci sono state gravi conseguenze. Agli inizi del 1800 nasceva a Cagliari l'Orto Botanico, un ambiente ricchissimo di biodiversità, particolarmente amato dai cagliaritani e dai sardi. 5 chilometri quadrati dove vivono piante provenienti da tutto il mondo, tra le quali anche numerose specie di palme concentrate in un'area specifica. Anche qui il punteruolo ha costretto l'abbattimento di alcune palme secolari, ma grazie agli interventi attivati molte altre sono state salvate. Ci troviamo all'Orto Botanico di Cagliari, un luogo nel quale vi è un importante contingente palmicolo. Io ho preso servizio nel giugno del 2013 e un primo problema che ho dovuto affrontare è proprio gli attacchi del punteruolo rosso alle palme. Come avete visto un po' in tutta la città di Cagliari la situazione era drammatica e anche qui si stavano verificando delle perdite di palma. Allora abbiamo, come Orto Botanico, abbiamo preso i contatti con il centro antiseti della provincia di Cagliari e in collaborazione con la provincia d'Ogliastra, in modo particolare con il dottor Falchi, abbiamo adottato i protocolli della regione. Sono stati organizzati diversi incontri di formazione per i giardinieri e attualmente ci siamo resi autonomi nella cura delle palme. Questo ha permesso di salvare le palme e in effetti attualmente è molto raro trovare sintomi di punteruolo rosso nelle palme qui all'Orto Botanico. Anche l'antico convento San Giuseppe, costruito a Cagliari nel 1200, oggi sede di prestigiosi eventi, non è stato risparmiato dall'infestazione del punteruolo rosso. Qui, tra le altissime palme storiche, alcune sono state abbattute, altre si cerca di salvarle con le attuali metodiche disponibili. Sai Giorgio, queste palme sono state piantate nel 1940, circa 75 anni. Non ci possiamo permettere di perdere un patrimonio storico di questa azienda. Sicuramente. Assolutamente. Numerosi altri luoghi simbolo della città sono stati letteralmente stravolti dopo la scomparsa delle grandi palme che li adornavano, alcune da oltre 100 anni. Ora questo è il loro volto, palme senza la chioma, fusti eretti che culminano nel capitello fogliare e dal quale si spera che possano nuovamente affacciarsi timidi germogli. In caso contrario, dovranno essere abbattuti.
Le infestazioni del punteruolo rosso hanno oramai raggiunto proporzioni gigantesche in tutti i paesi che si affacciano nel Mediterraneo e quindi in Italia e anche in Sardegna. Contrastare questo fenomeno rappresenta una vera e propria sfida. La Regione Sardegna, fin dalla comparsa del problema, ha attivato le misure necessarie per contenere la diffusione dei focolai e impedire ulteriori danni al vasto patrimonio palmizio regionale. Grandi e piccole città costiere della Sardegna possiedono i loro palmeti affacciati sul mare. Palme secolari e altre più giovani svettano nei parchi pubblici, nei giardini di antiche ville sia pubbliche che private, in luoghi di grande valenza ambientale e storica. L'obiettivo, ancora oggi dopo anni di lotta, è quello di salvare quanto è possibile per preservare il paesaggio e per garantire l'incolumità delle persone che transitano in quei luoghi interessati da potenziali crolli di piante gravemente compromesse. Nel corso degli anni si è cercato di capire a livello comunitario quali fossero le migliori strategie di intervento. Anche la Regione Sardegna, col suo piano di eradicazione nel 2010, attua dei mezzi di lotta che erano basati principalmente sull'utilizzo dell'esoterapia con docciatura in chioma e l'abbattimento delle piante compromesse. Successivamente ci si è avvicinati all'utilizzo dell'endoterapia in pressione con l'utilizzo della macchina ArboProf, la quale, pur dando ottimi risultati in campo, presentava delle criticità che erano derivanti dall'utilizzo di molto personale specializzato, del costo elevato della stessa macchina e per carenza di informazione degli operatori, la trasmissione attraverso gli aghi veicolanti l'agrofarmaco di altre patologie, tra cui la fusaria. Per cui si è deciso di attuare l'utilizzo di altri sistemi che fossero più economici e più pratici nell'utilizzo. Spesso nel passato le cause di propagazione del problema sono state le errate e illegali attività di smaltimento degli sfalci e delle potature. Ci troviamo in un sito dove praticamente abitualmente i giardinieri conferiscono il materiale di risulta dalla pulizia dei giardini delle ville. Vediamo chiaramente che ci sono, oltre al materiale derivante dalla rasatura dei prati, ci sono anche delle potature derivanti da palme quali Washingtonia, Canariensis e Daltilifera. Qua ci abbiamo proprio uno stipite chiaramente colpito da punteruolo. Vedo, c'è addirittura c'è un bozzolo. Quindi ci stiamo creando una situazione di contaminazione di una zona dove non c'è il punteruolo. Vediamo un attimino se chi ci abbiamo qua dentro. Qua dentro ci abbiamo addirittura un punteruolo. Un punteruolo che è vitale. Questo punteruolo è vivo, chiaramente, quindi se non si interviene chimicamente portiamo il focolaio su una zona indenne. È una prassi che chiaramente non va fatta e va sanzionata e perseguita. Vedete, è vivo. Vivo, vitale, quindi può comunque creare un focolaio nuovo. Alcuni hanno agito senza rendersi conto del grande danno ambientale che stavano causando, magari convinti che gli sfalci delle potature che gettavano in luoghi aperti non fossero contaminati, dal momento che l'infestazione della pianta può essere a lungo asintomatica e manifestarsi solo quando ha oramai raggiunto una fase avanzata. Non è difficile riconoscere i primi sintomi di attacco del punteruolo rosso delle palme. Quello più evidente è sicuramente la rosura che viene operata dalla larva quando ancora la foglia è una bozza di getto fogliare. La larva del punteruolo va a recidere la foglia all'apice operando quella che chiamiamo in gergo una rosura. Il secondo sintomo evidente è la perdita della simmetria verticale della chioma. La gemma, l'unica gemma che la palma presenta, perde la sua stabilità meccanica e quindi tende
a inclinarsi verso sinistra o verso destra. Successivamente, alla perdita della simmetria, accade praticamente l'inizio del collassamento stesso della chioma. Terminato il collassamento, la pianta è irrimediabilmente compromessa. Questa è una delle fasi terminali dell'infestazione del punteruolo. La parte quindi della gemma, la gemma apicale, viene completamente devastata, viene completamente sfogliata e in questo caso si assiste alla rottura di tutti quelli che sono i componenti dell'apice fogliare, con l'impupamento stesso dell'insetto. Terminato il periodo larvale, costruisce il suo bozzolo con le fibre della foglia e va a impuparsi nel rachide fogliare. La Regione Sardegna ha nominato la provincia dell'Ogliastra quale ente capofila nella gestione dell'emergenza, in quanto è stata la prima ad aver avuto il problema e quindi, attraverso i propri esperti, a muovere i primi passi verso le tecniche di lotta. Nel tempo sono state attivate numerose iniziative volte a divulgare le possibili azioni di contrasto a tale problema e utili alla salvaguardia del patrimonio palmizio dei comuni e dei privati. Sono state programmate e attuate numerose giornate formative per istruire il personale delle altre province e dei comuni, in particolare i responsabili e gli addetti al verde pubblico, affinché potessero riconoscere per tempo i sintomi dell'infestazione e in tal caso agire prontamente. Il programma formativo è tutt'oggi in corso e permette agli enti locali di ricevere istruzioni utili per fronteggiare il problema. In queste occasioni vengono anche messi in evidenza gli errori da non commettere, frutto di esperienze del passato, oppure cosa potrebbe succedere nel caso non si agisse dinanzi al problema, facendo notare che, oltre alla perdita in termini ambientali e paesaggistici, i costi da affrontare per lo smaltimento sono di gran lunga superiori a quelli necessari per curare e mantenere in buono stato le palme infette. Alle istruzioni teoriche fanno seguito le prove pratiche sul campo. Questa è la fase nella quale in maniera diretta gli intervenuti possono apprendere le tecniche e le nozioni da attuare nel proprio territorio. Va installata col lembo verso il basso in modo appunto che ci permetta poi l'apertura facile. Il programma di formazione prevede anche di mostrare la relazione esistente tra i prodotti chimici utilizzati per la cura delle palme e l'ambiente naturale, oltre alle misure di sicurezza da adottare per l'incolumità degli operatori. Nelle giornate formative evidenziamo l'interazione con l'ambiente dei principi attivi che utilizziamo nella lotta. Insegniamo gli operatori a interfacciarsi in modo equilibrato con l'ambiente stesso. Purtroppo abbiamo un punto a nostro sfavore, che è quello del ritiro dell'imidacloprid come principio attivo, che era quello che dava le migliori performance nella lotta al punteruolo. Questo prodotto verrà ritirato entro luglio 2015 e noi in questo campo sperimentale stiamo cercando di rifarlo riautorizzare con degli accorgimenti che vadano appunto a tutela delle api, cioè asportando le inflorescenze in modo che le stesse non vengano bottinate dalle api e quindi gli provochino la morte. Il compito che questi preziosi insetti svolgono in natura è importantissimo. Basti pensare che i 2/3 delle colture a scopi alimentari e gran parte delle specie vegetali selvatiche dipendono dall'impollinazione degli insetti, tra i quali le api. Le nuove tecniche di lotta che abbiamo introdotto nel piano riguardano l'utilizzo del sistema SOSPALM, il quale attraverso una canna veicolante permette, sfruttando il principio della fisiologia della pianta, la traslocazione dei principi attivi degli agrofarmaci che utilizziamo per la lotta al punteruolo attraverso i fasci, fino a raggiungere la gemma e le foglie, che sono, diciamo, la parte vegetale più interessata all'attacco. L'innovazione consiste nel trasformare le palme stesse in trappola mortale per il punteruolo. Quindi il punteruolo si ciba di palme con copertura di fitofarmaci e soccombe agli stessi. Attualmente è l'unico sistema che possiamo utilizzare, cioè l'endoterapia,
perché il piano di attuazione nazionale dell'utilizzo dei fitofarmaci vieta in ambito urbano l'enzoterapia, in quanto potremmo esporre tre categorie suscettibili al rischio chimico, quali le donne incinte, i bambini e gli anziani, che sono i fruitori delle aree verdi. Sullo stipite fogliare identifichiamo la parte più stretta della forma roboidale. Lo portiamo a nudo, cioè con tessuto vegetale vivo, facciamo il foro e sigilliamo. L'installazione della cannula la facciamo praticamente dove lo stipite fogliare si va a restringere. Apriamo con la motosega portando a vivo il tessuto vegetale esistente. Dopodiché creiamo il foro, installiamo la cannula e sigilliamo. L'azione la facciamo creando un foro a 45 gradi che vada a intercettare tutto lo stipite della palma. L'installazione la fai fino al secondo collettamento. Se senti che ti dà problematiche nella penetrazione, fai ancora un po', batti ancora, ok, vai alla sigillatura e potrebbe andarti praticamente in piegatura la cannula, quindi dobbiamo evitarlo questo, perché se si fa a collo d'occa non ci permette l'iniezione. In questo caso praticamente faremo l'installazione perpendicolare a 45 gradi con lembo verso il basso e quindi il foro va a intercettare la parte centrale del fusto stesso. L'installazione della cannula è importante che avvenga quanto più vicino alla base gemmaria. Per una questione di economicità dell'intervento, in quanto dovremmo utilizzare un cestello, quindi metterci anche in sicurezza, preferiamo di solito installare la stessa cannula a altezza operatore. Nella fattispecie oggi invece la installeremo a un'altezza di 2,5 metri, in modo da tutelare la stessa cannula da atti vandalici. In questo caso stiamo operando su una pianta che ha uno stipite, cioè un fusto, inferiore al metro, quindi l'installazione sarà costituita da due cannule, mentre con diametri superiori al metro di solito installiamo tre cannule. Oggi con il trattamento SOS Palm si pratica un solo foro per inserire la cannula che verrà utilizzata periodicamente. Nel passato a ogni trattamento mensile o bimestrale veniva praticato un nuovo foro sulla pianta. Una fase molto delicata avviene quando si ispeziona la pianta infetta per determinare se è ancora possibile salvarla oppure se è necessario abbatterla. In questa fase stiamo andando a valutare lo stato fitosanitario della palma per capire chiaramente se la palma è vitale, quindi se l'intervento chimico che attuerò mi darà la possibilità di salvarla. Vediamo che il palco centrale, la gemma centrale è già disseccata. Quindi ipotizzo che il cuore gemmario è completamente splafonato e morto. In questo caso sto asportando un rachide fogliare e sto vedendo chiaramente che la parte vitale su il totale è appena al massimo il 15%. Questo inerimento che vedi sono le marcescenze e queste provocano praticamente il danno meccanico, quindi la decomposizione dei tessuti. E di conseguenza non c'è continuità nella traslocazione della linfa e quindi la pianta muore per questo motivo. E chiaramente la palma è praticamente tutta compromessa. La funzione del trattamento che vado a eseguire a breve è quella di contenermi il focolaio in modo che questa palma non possa permettere nel limite la contaminazione delle altre palme presenti sul sito. In questo momento sto praticamente ultimando il trattamento per quanto riguarda l'esoterapia. Ho irrorato tutto il capitello superiore andando a interessare più palchi, fino al quinto palco mi sono spinto con l'irrorazione in modo da uccidere le puppe, le larve che ormai non ci sono più e gli adulti pronti a sfarfallare. E adesso provvederemo insieme all'amministrazione a procedere all'abbattimento della stessa. Sicuramente comprometterà anche la situazione circostante, perché il peso è importante dal punto di vista della palma stessa.
Ci troviamo all'interno di quello che era la struttura della colonia penale agricola di Castiada, risalente al 1875. Giornata per noi, perdonate la commozione, per noi particolare, in quanto si abbatterà una palma storica che ha oltre 100 anni. E se questa palma avesse potuto parlare, avrebbe di che raccontare, perché davanti a lei sono passati oltre 36.000 detenuti che con il duro lavoro hanno veramente decretato la bellezza e la fruibilità del nostro territorio. L'abbattimento di una pianta, soprattutto se questa è secolare, è sempre un triste evento. Tuttavia, quando la palma è completamente compromessa, l'unica misura che si può attuare è l'abbattimento. Talvolta osserviamo però due individui, uno con la chioma completamente collassata, l'altro invece al suo fianco con la chioma ancora completamente vigorosa. Quello con la chioma completamente collassata è l'individuo di sesso maschile, che viene attaccato prima rispetto a quello femminile, in quanto rilascerebbe delle sostanze volatili che attirano l'insetto. Oltre che per l'aspetto paesaggistico, è necessario considerare le palme molto vecchie da un punto di vista storico e affettivo. In ogni caso, a prescindere dalla sua età, quando viene stabilita la grave compromissione della palma, è indispensabile abbatterla e trattare le altre vicine. Fondamentale nella lotta al punteruolo rosso delle palme è il monitoraggio da parte sia degli organi fitosanitari o ispettori fitosanitari preposti, ma anche del singolo cittadino, che deve prontamente segnalare le prime sintomatologie di attacco. È fondamentale quindi anche tenere le palme in buone condizioni fitosanitarie, soprattutto per quanto riguarda quelle che sono state messe a dimora nei parchi e nei giardini. Quindi evitare soprattutto i grossi volumi d'acqua, in quanto queste potrebbero portare sotto stress le piante e le piante sotto stress vengono attaccate più facilmente dal punteruolo. È fondamentale ancora eseguire delle buone tecniche di potatura. Di norma le palme devono essere potate nel periodo estivo, ma il periodo estivo è anche quello in cui il punteruolo ha i più alti picchi di sfarfallamento. Quindi sostituire al periodo estivo le potature nel periodo invernale, in modo tale da eseguire insieme alle potature anche i trattamenti preventivi. Questo è lo scenario che dobbiamo aspettarci se non dovessimo aver cura di tutte le palme, ma solo di alcune. Al contrario, con un'attenta osservazione e applicando le misure stabilite, il fenomeno potrebbe addirittura regredire, ipoteticamente fino a scomparire del tutto. Siamo ad Oristano, il punteruolo rosso è stato rinvenuto circa un anno e mezzo fa per la prima volta. La città di Oristano ha un patrimonio palmicolo di notevole interesse, con degli esemplari storici che ormai costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio. Da subito abbiamo attuato i protocolli messi a punto dalla Regione Sardegna e in questo modo siamo riusciti a tutelare integralmente il patrimonio pubblico. Nessuna palma pubblica è andata persa in questi anni. La cosa veramente importante che abbiamo fatto è stata quella di sensibilizzare i cittadini, i privati, affinché controllino e attuino tutte quelle misure di profilassi necessarie per il contenimento dell'insetto. Di più, abbiamo messo in essere un servizio di assistenza al cittadino, per cui periodicamente giriamo per la città e monitoriamo anche gli esemplari privati. In questo modo siamo sicuri che con la collaborazione di tutti si possa in qualche modo contenere il danno di questo terribile insetto. Nel 2013, in linea con il piano di contenimento, il presidente della Regione Sardegna emanava l'ordinanza che investiva i singoli comuni dell'onere di gestire autonomamente le operazioni di smaltimento e riciclo dei materiali derivanti da abbattimenti o potature. Per contenere il problema è indispensabile che sia le amministrazioni comunali che i privati possessori di palme si attengano strettamente a tutte le misure fitosanitarie stabilite, ma in particolare che applichino correttamente le tecniche di smaltimento. Molti comuni, dopo aver attivato le delicate fasi degli abbattimenti, hanno scelto di cippare gli sfalci delle palme infette o meno
nei centri di triturazione specializzati. Nell'area del Cagliaritano, un numero consistente di sfalci e di tronchi viene accolto dal Tecnocasic di Macchiareddu. Le eventuali larve o punteruoli che le piante dovessero contenere, oppure i fitofarmaci che avessero ricevuto nei trattamenti, non costituiscono un problema. Per essere accolti nel centro di triturazione, i grandi tronchi delle palme devono essere prima sezionati in piccole porzioni, poi trasportati in sicurezza. Dopo essere stato sminuzzato, il materiale ottenuto verrà sistemato, insieme ai residui della raccolta differenziata dei comuni, nell'impianto di compostaggio che, in modo naturale, attraverso un processo controllato, verrà stabilizzato e, dopo alcuni mesi di esposizione all'aperto, si trasformerà nel cosiddetto compost di qualità, utilizzabile come fertilizzante e condizionante dei terreni agricoli. Queste direttive per lo smaltimento delle palme, o parti di esse, sono tutt'oggi in vigore, anche se, quando è possibile, è meglio eseguire la cippatura in loco per evitare eventuali rischi di contaminazione durante i viaggi. Nel caso di piccoli focolai che interessano pochissime palme, l'amministrazione comunale può intervenire identificando un'area dove al suo interno possono essere interrate le palme. Questa è un'operazione economicamente sostenibile anche da parte dell'amministrazione. In questo modo sia il pubblico che il privato può conferire le sue palme infette in quanto zona di primo focolaio e le stesse, previo abbattimento e trattamento, vanno interrate a una profondità di 1,50 m a 2 m in modo che appunto non ci sia la possibilità da parte dell'insetto di risalire per andare a contaminare altre piante. Diversi comuni purtroppo sono inadempienti e hanno avuto notevoli perdite. Altri invece seguono scrupolosamente le direttive emanate e in questo modo salvano gran parte del loro patrimonio palmizio e nello stesso tempo contribuiscono a contenere il problema. Anch'io ho un cospicuo patrimonio palmicolo che stiamo cercando di tutelare con quanta più energia possibile. La palma fa parte del contesto urbano della città e anche della tradizione storica. Pensate che una borgata ha il nome di Santa Maria la Palma a indicare proprio l'importanza che ha nella cultura del posto la palma. 600 palme del nostro patrimonio sono sottoposte a un trattamento continuo e ripetuto nel tempo. Stiamo cercando di estendere la continuità dei trattamenti a quanti più esemplari possibili. Alcune inevitabilmente estremamente colpite dal punteruolo andranno invece abbattute. Gli interventi si svolgono seguendo i protocolli stabiliti con il coordinamento regionale, che è coordinato dalla provincia di Ogliastra, e secondo i piani d'azione concordati con la provincia di Sassari, quindi con un protocollo ben definito che la città di Alghero, anche grazie al personale altamente qualificato, sta rispettando in pieno. Il patrimonio palmicolo del comune di Alghero è di circa 1700 palme della specie Fenix e circa 300 washingtonie. A queste c'è da aggiungere il patrimonio privato che è di circa 8-9.000 palme. In questo momento stiamo ottenendo ottimi risultati con i trattamenti che vengono periodicamente eseguiti. Questo non solo in ambito pubblico, ma anche in ambito privato. Ci sono delle realtà come quella che ci circonda, che da circa un anno e mezzo applica il protocollo e in mezzo a 130 palme soltanto due presentano
un evidente attacco del punteruolo, ma sono già in fase di ricaccio e in ottimo stato. Siamo a Bosa, città fluviale della Sardegna, con l'unico fiume navigabile, il Temo, lungo il quale si caratterizzano queste specie arboree, le palme canariensis, che da circa 100 anni caratterizzano l'ambiente storico, culturale e ambientale di questa città. E con la presenza oggi del punteruolo rosso abbiamo paura di perdere assolutamente questo patrimonio. Il numero di palme, circa 300 all'interno dell'abitato, caratterizza fortemente questa città e non vorremmo andasse ad estinguersi l'immagine che della città per 100 anni ha dato di se stessa. Ci mettiamo a disposizione appunto del coordinatore regionale, dottor Falchi, per mettere in campo tutti gli strumenti necessari, tutte le azioni necessarie appunto per il piano di contenimento del punteruolo rosso, affinché non si espanda e vada a colpire appunto, come è successo negativamente in altri paesi, distruggendo quel patrimonio palmicolo che fortemente ha caratterizzato alcuni centri urbani. Oggi ci sentiamo particolarmente fortunati perché semplicemente con tutte le azioni di salvaguardia, tutela e prevenzione nel nostro contesto storico pensiamo di poterle ancora salvare. Gli attuali sistemi di lotta che abbiamo messo in campo sono dei sistemi contenitivi, non risolutivi. Questo grazie alla sinergia tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni potremo nel tempo contenere le popolazioni di punteruolo ma non debellarle. Quindi di conseguenza la risoluzione è quella di avere un contenimento sul territorio regionale. In Sardegna, oltre all'endemica palma nana, la presenza di altre specie di palme è antichissima. Probabilmente le importarono i Fenici o i Cartaginesi. Durante il loro dominio costruirono a Cagliari la necropoli di Tuvixeddu, la più vasta del Mediterraneo, e all'interno di alcune tombe dipinsero e scolpirono piccole palme, ancora oggi visibili dopo oltre 2000 anni di storia. Dal 2007, anno della comparsa del punteruolo rosso in Sardegna, al 2015, anno di realizzazione di questo documentario, sono state abbattute molte migliaia di palme nell'isola. Le infestazioni e i problemi ambientali in genere sono notevolmente aumentati nel giro di pochi decenni a livello mondiale, e per molti di loro non esistono ancora soluzioni. Non sappiamo se nel futuro potremo ancora apprezzare questa specie arborea che rende il paesaggio vivace e accogliente. Sicuramente gli organi competenti faranno quanto è possibile per salvaguardare le palme e l'ambiente naturale. Questo sarà a beneficio non solo delle numerose specie viventi che lo popolano, ma soprattutto contribuirà al benessere di noi esseri umani. Thank you.